salario minimo, CISL, rischio di indebolire i contratti. Fiat riprende il confronto, azienda apre su aumento salariale. Alcoa prosegue la protesta, oggi vertice in regione. Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di Labor TV. La crisi dell'occupazione purtroppo è sempre in primo piano, una crisi denunciata anche a livello europeo e che in Italia sta assumendo i caratteri di una vera e propria emergenza. Sulla proposta del salario minimo garantito avanzata dal presidente dell'Eurogruppo Juncker, la CISL è convinta che oggi un salario minimo di legge sarebbe in contrapposizione al ruolo del contratto. Il vero problema, rincara la CISL, è assumere la difesa non solo del salario attraverso la contrattazione, ma soprattutto del reddito. Da questo punto di vista è essenziale una revisione profonda del nostro sistema fiscale per alleggerire il prelievo sui lavoratori, come afferma anche Luigi Sbarra, segretario confederale della CISL. Sentiamo. Ma la proposta di salario minimo per legge, secondo noi, è sbagliata, soprattutto per quest'antica tradizione di un sistema contrattuale presente nel nostro paese, che ha sempre sviluppato tutele e capacità di garantire il salario ai lavoratori. Un'idea di questo tipo si muoverebbe in contrapposizione al ruolo della contrattazione e rappresenterebbe proprio un indebolimento della struttura contrattuale. È vero che l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa a non avere un salario minimo di legge, ma come abbiamo detto in queste ore, tutto ciò ha ragione, proprio in virtù di questa forte copertura contrattuale che abbiamo sempre esercitato attraverso quasi 500 contratti nazionali di categoria che coprono praticamente tutti i settori del lavoro presenti nel nostro Paese. Quindi, più che parlare di salario minimo, la Commissione europea ed il Parlamento si dovrebbe preoccupare di creare un quadro normativo europeo che consenta l'esercizio e lo sviluppo della contrattazione collettiva a livello settoriale, di impresa, transnazionale, per affrontare le sfide dell'occupazione, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro e di una maggiore tutela del salario. E rimanendo in tema di contratti, oggi un nuovo incontro all'Unione Industriale di Torino tra Fiat e sindacati della FIM, UILM, FISMIC, UGL, Associazione Quadri, sul contratto specifico di primo livello degli 80.000 lavoratori del gruppo. La trattativa è cominciata a luglio, ma nei precedenti incontri sono state affrontate solo questioni normative. Il nodo era quello dell'aumento salariale, sul quale fino ad oggi l'azienda aveva avuto una posizione di netta chiusura. Da oggi un piccolo passo avanti. I sindacati, lo ricordiamo, chiedono un incremento analogo a quello previsto dall'accordo per il contratto con Federmeccanica, cioè 130 euro al mese in 3 anni. L'incontro di oggi è servito a fissare un calendario di appuntamenti con l'obiettivo di chiudere entro gennaio. Abbiamo raggiunto telefonicamente, ad incontro concluso, il segretario nazionale FIM Ferdinando Uliano. Sentiamo. Nell'incontro di oggi Fiat ha fatto, dopo 3 mesi di discussione, una prima apertura sul salario, un'apertura che ha declinato con 40 euro di incremento per il 2013, proponendoci successivamente di riprendere la discussione per il 2014 e il 2015. Un incremento salariale che collega alla presenza effettiva. Noi abbiamo giudicato questa come una prima apertura, non ci soddisfa completamente, ma può essere una base su cui aprire un negoziato che noi confidiamo sappia cogliere anche gli elementi di secondo livello che la nostra piattaforma portava con sé. Quindi l'appuntamento di mercoledì prossimo e giovedì saranno l'occasione per verificare proprio nel concreto se ci sono i margini per migliorare questa prima apertura che ci consente di riaprire il negoziato.
E sicuramente stanno lottando senza tregua per il proprio lavoro anche i lavoratori delle imprese d'appalto dell'Alcoa di Portovesme, che attuano una nuova giornata di protesta nella grande miniera di Serbario a Carbonia. Alcuni operai si trovano su una torre metallica a circa 20 metri dal suolo, mentre due di loro si trovano in una galleria sotto la torre, con lo scopo di richiamare l'attenzione di amministratori regionali e nazionali sulla richiesta di estendere anche agli operai esterni gli ammortizzatori sociali dopo la firma della CIG per i dipendenti diretti di Alcoa. Fra le maestranze c'è attesa inoltre per l'incontro che sta iniziando in questi minuti nella sede della Regione a Cagliari, convocato dal Presidente della Giunta Ugo Cappellacci con la provincia del Sulcis e i sindacati. Sentiamo un'anticipazione da Rino Barca, segretario generale della FIM Sarda. Allora, i lavoratori degli appalti, ma ci stanno dando la solidarietà anche i lavoratori diretti dell'Alcoa, stanno occupando la miniera con una rivendicazione, che è quella di avere quantomeno un sussidio, che è l'ammortizzatore sociale, in quanto ad oggi gli viene negato, anzi. Non più tardi di un'ora fa abbiamo terminato un incontro con la Pisarda, con l'Associazione delle Imprese, dove ci comunicano la difficoltà di poter sostenere anche gli oneri e i costi della cassa integrazione. Quindi la beffa potrebbe essere quella che magari riusciamo anche ad avere riconosciuto da parte della Regione Sardegna, dal governo, l'ammortizzatore sociale, che però rischia di essere vano in quanto le imprese non sottoscriveranno gli accordi di cassa integrazione. Ma ci aspettiamo quindi che dall'incontro di stasera venga fuori, c'è un incontro stasera presso il Palazzo regionale col Presidente Cappellacci, dove ci sarà anche la provincia, per verificare un po' lo stato della situazione e per quanto riguarda la trattativa con Clash, che diventa fondamentale e importante, anche perché se si dovesse riuscire a cedere lo stabilimento, sicuramente verrebbe meno la necessità di utilizzare gli ammortizzatori sociali quando la gente rientrerebbe al lavoro. E quindi si tratta di capire com'è la situazione nella trattativa, verificare a questo punto anche le disponibilità che metterà la Regione Sardegna per quanto riguarda la sua partecipazione all'incontro che faremo sicuramente la settimana prossima con il Ministro Passera, relativamente agli impegni che sono stati sottoscritti nel piano Sulcis, che prevedono per quanto riguarda il territorio nuovi investimenti, nuove iniziative, quindi un po' di lavoro per la gente che ancora oggi è in attesa di avere risposte. E ancora lavoratori in lotta per il posto sono quelli della storica industria Richard Ginori di Sesto Fiorentino, dichiarata fallita lunedì scorso dal Tribunale di Firenze. FEMCA, Filchtem e Wilchem hanno indetto per venerdì 18 gennaio una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza. Intanto il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che riconvocherà probabilmente entro i prossimi 10 giorni il tavolo di confronto sulla Ginori per fare il punto sul percorso condiviso dalle parti. Sentiamo Gianni Rizzuto, segretario generale della FEMCA di Firenze. Abbiamo deciso di indire una manifestazione per venerdì prossimo, la manifestazione che partirà dal comune, davanti al comune di Sesto Fiorentino, per raggiungere la Richard Ginori. Dall'assemblea plenaria che abbiamo organizzato settimana scorsa abbiamo raccolto il caloroso abbraccio di tutta la cittadinanza e della società civile sestese della Piana, che si riconosce nelle sirene della Richard Ginori come simbolo della manifattura, come simbolo dell'industria che privata della politica industriale di sviluppo gli ha consegnato un fallimento, mettendo 314 famiglie in cassa integrazione. A partire dalla Richard Ginori, come tante altre aziende in crisi nella piana di Sesto Fiorentino, una delle zone più industrializzate d'Italia, vogliamo far rivivere quello che l'industria manifatturiera si merita. Per questo abbiamo definito la nostra manifestazione La Ginori deve vivere.
Questa era la nostra ultima notizia. Nell'augurarvi un buon weekend, vi ricordo di rimanere aggiornati seguendo il sito della CISL all'indirizzo www.cisl.it. L'appuntamento con l'informazione di Labor TV torna lunedì mattina alle 10 con Mattina CISL, poi alle 17, come di consueto, la nuova edizione del TG. Grazie di essere stati con noi, buona serata.